questa sera qui a Civitanova del Sannio per San Martino nelle vecchie cantine, un'occasione di festa sì per la comunità, quindi un'importanza a livello sociale, ma anche un'occasione per ricordare i valori religiosi del vino. È un momento molto bello per la comunità perché aggrega insieme anche ad altri momenti, altre feste. Abbiamo ripreso anche dalla tradizione nostra, San Martino era una festa che già si faceva e si festeggiava a tavola con gli gnocchi, poi ci abbiamo aggiunto quest'altro percorso delle cantine aperte per far vedere le cantine antiche del paese e questo ha dato anche più respiro, insomma, a questa manifestazione. All'interno di questo delle cantine poi abbiamo voluto mettere anche questo segno del vino nella Bibbia, perché è così bello, cioè così significativo, cioè è la bellezza, la dolcezza, la forza, la gioia dell'amore di Dio che ci comunica attraverso il vino. Tant'è vero che poi il Signore Gesù l'ha preso nell'ultima cena per essere proprio il segno del suo amore, che più di così non ci poteva amare, nel dare il suo sangue per noi. E quindi penso che sia anche all'interno di questo percorso, penso che sia anche bello inserirci anche questo valore che chi viene a visitare ha la possibilità di gustare, ha la possibilità di anche apprendere, ecco, questo significato. Siamo con Gianni Fasano e Alfonso Iannotta, presidente e vicepresidente di un gruppo folk di Forlì del Sannio che si chiama La Boccinera. Che significa? È un'antica torre che sorge su un grande masso che sarebbe un'antica piccionaia dove i feudali ci andavano a caccia. E fa parte del territorio di Forlì del Sannio. Sì, sì, sì. Come mai siete qui questa sera a Civitanova per la manifestazione San Martino nelle vecchie cantine? Sì, cioè, per noi è una cosa bella perché ci hanno ospitato e noi siamo arrivati qui con un grande entusiasmo, perché siamo partiti come gruppo folk da gennaio, quindi è da poco che ci siamo messi magari in opera. Il gruppo folk comprende come componenti siamo 38 ragazzi, ma piccolini, dagli 8 anni ai 16 anni, diciamo. E adesso siamo venuti magari in 10-11, perché non avendo spazio, quindi non facendo spettacolo, non li ho portati qua, quindi siamo solo noi magari suonatori, che mancano gli altri musicisti, mancano altri 4 che sono bravissimi musicisti, e siamo qua ad alletare qui la serata a Civitanova. E mi fa molto piacere perché mi ha chiamato un caro amico, Mario Lombardi, che ci conosciamo da una vita, quindi mi ha ospitato qui e ci stiamo divertendo, è bello, oltre che a far divertire la gente, perché siamo ragazzi che veramente teniamo a far divertire la gente con le nostre musiche, canti popolari. Ecco, Alfonso, tu sei più giovane, per te cosa significa fare parte, anche essere anche vicepresidente di questo gruppo, e che strumento suoni? Allora, io sono il tamburello, la tamburiata, e praticamente sarebbe uno strumento che si può suonare la pizzica salentina, la tamburiata, varie musiche, varie percussioni, diciamo. E in questo gruppo è stato molto bello fondarlo assieme al mio amico Gianni, lui è presidente, io vicepresidente, e da 7-8 mesi che abbiamo intrapreso questa nuova avventura, e speriamo, fino ad ora è andato tutto bene, speriamo che andrà sempre meglio, perché comunque è una fatica con i piccoli ragazzi, sia nell'insegnamento, nei passi e soprattutto nell'educazione, per far rispettare tutte le regole e andare avanti in questo nuovo insegnamento. Spero che andrà tutto bene, come diciamo è andato finora. Ecco, quindi è un'associazione sotto forma di scuola, perché poi il fatto di coinvolgere i bambini più piccoli, i ragazzi, comporta comunque appunto un impegno dal punto di vista dell'insegnamento, per fare gruppo, per fare squadra. Sì, anche per renderli partecipe di nuove cose fra loro, per farli crescere, diciamo, da un punto di vista farli diventare un po' più autonomi e sapersi gestire da soli. Quindi è una nuova cosa bella e gli porterà un sacco di esperienze, penso.
Questa sera, oltre al tamburello, che strumenti avete portato? Allora, abbiamo il tamburello, la fisarmonica, abbiamo l'organetto chiamato tubot, poi abbiamo la chitarra e abbiamo delle voci con vari strumenti, tricche e ballacche. Ecco, questo forse è lo strumento un po' più artigianale, un po' più arcaico. Sì, è vero, sì, sono tutti strumenti magari formati, costruiti da noi. Vabbè, la fisarmonica, il dobot, l'organetto, tipo il tamburello. Strumenti magari che si comprano attualmente nei negozi. Quindi, però abbiamo ancora altri strumenti popolari della nostra patria di Forlì. Quindi noi li abbiamo portati perché come gruppo Forlì abbiamo una minima parte sia dei musicisti che dei ballerini. Infatti ho portato qui con me tre ragazze che stanno servendo del vino giù in cantina, quindi infatti io comunque ho un bel po' di repertorio sia come canti e balli sia sui ragazzi che sulle femminucce, perché comunque siamo piccolini, è un gruppo che è piccolino. Ecco, a proposito del repertorio, di solito cosa suonate? Ma noi in musica locale facciamo delle pizziche magari inventate da noi, pizziche originali del Salento, che quelle sono cose che magari facciamo quando magari siamo qua in giro, tipo come a Civitanova, però quando magari faremo dei festival internazionali è tutta roba magari casereccia, chiamiamola così, forlivese proprio. Siamo con Marco Palazzo nella cantina Ceri. Cosa offrite questa sera? Allora, questa sera offriamo un rosso aglianico del 2009 e una falanghina del 2011 della cantina Ceri di Termoli. Siamo quasi verso la fine della manifestazione, o meglio in un orario abbastanza inoltrato. Com'è stata l'affluenza? L'affluenza penso che sia stata abbastanza positiva. Ci sono state gente, soprattutto dei paesi limitrofi, che ci hanno accolto, ci hanno accompagnato in questa serata. Penso sia stata positiva. Io non ho avuto modo di girare nelle altre cantine, però quanto mi hanno raccontato, cosa ho anche visto nel mio piccolo, mi hanno detto che è stata una serata abbastanza gradevole, abbastanza piacevole, quindi l'importante è alla fine anche divertirsi. Ceri, una cantina di Termoli, questa sera qui a Civitanova per San Martino nelle vecchie cantine, appunto abbiamo sì prodotti enogastronomici tipici di Civitanova, ma anche di altri paesi vicini e anche lontani, appunto come Termoli. Sì, infatti ci sono nei comuni come Chiauci che c'è stata questa collaborazione ormai da tanti anni, Vasto Girardi, Rocca Sicura, mentre come delle cantine, diciamo, molisane, c'è la cantina del Di Maio Onorante, la cantina d'Uva, Cipressi, che sono diversi anni che ci accompagnano in questa avventura abbastanza piacevole che ci soddisfa a 360 gradi. È sempre all'interno della cantina Ceri, siamo con la signora Lombardi, Stefania. Signora, questo vino è accompagnato da quali prodotti gastronomici? Allora, abbiamo pensato di accompagnarli con patate e fagioli con le cotiche. E i prodotti sono tutti quanti locali, quindi sia le patate, sia le fagioli che le cotiche. Sono stati preparati con una ricetta proprio tipica dell'antica cultura contadina, quindi con la lacciata, con il lardo di maiale fresco, con l'aglio e il prezzemolo battuto. Abbiamo cercato di rispettare il più possibile quelle che erano le tradizioni e quindi anche quello che è proprio la cultura del posto. Certo, perché sono piatti che comunque quotidianamente ormai non si preparano più, non si mangiano più nella quotidianità. Guarda, qui c'è la cultura dell'anziano che comunque cerca di tramandare questo tipo di cultura anche a noi che siamo più giovani, quindi non ti nego che anche a casa mia di tanto in tanto riesco qualche volta a fare questo tipo di pietanza.